cristianismo surge con Jesús in Palestina di entonces, come si chiamava, e soprattutto nel nord di Palestina, quello che chiamiamo la Galilea. E poi si espande soprattutto nell'Impero Romano, che entonces la Palestina era parte dell'Impero Romano, e specialmente llega in Occidente e también si estende a Oriente. También en las partes que no pertenecían al Imperio Romano, los territorios que hoy llamamos Irak, Irán, especialmente Irania, que no se llamaba Mesopotamia, la parte del norte. El cristianismo nació en los pueblos del norte de Palestina, pero se extendió sobre todo en las grandes ciudades, en las capitales de las provincias romanas. Y también en los puertos, con los barcos. Por eso, sobre todo, fue un fenómeno urbano. Pero muy, muy pronto, en algunas partes, se dio también en las campañas, en los pequeños pueblos. Los primeros misioneros, llamamos así, los apóstoles, los demás, iban como en San Pablo, fue a las ciudades. Y además, la población de las ciudades extendió en su lugar, en su sitio, pero tuvo mucho influjo los que viajaban por mercancías y también los militares romanos. Vi confermo solennemente la vostra nomina come accademico di numero europeo. Potrete utilizzare i suoi attributi e occupare la sua tribuna pubblica. Il mio studio è stato sempre segnato dalla storia e dalla geografia, oltre che dalla teologia e le scienze affini. Ora, il cristianesimo nel suo nascere e nella sua lunga storia è strettamente connesso con la geografia, sia quella fisica che quella umana. La geografia fisica riguarda il territorio, il paesaggio, che non è uniforme e varia da luogo a luogo, montagne, pianure, deserti, fiumi, mari, clima. L'orografia determina anche la geografia umana, o geografia antropica o antropogeografia, che a sua volta influisce sugli assetti organizzativi umani in un determinato periodo storico, sulla percezione delle identità geografiche dei luoghi e degli abitanti, sulle relazioni umane, sulla geografia urbana, sulla politica amministrativa, eccetera. Esiste una interazione tra la geografia fisica e quella antropica. Già Strabone stabiliva una correlazione tra lo sviluppo di una società e la vicinanza al mare. Ora, anche l'espansione e l'organizzazione geografica e gerarchica delle comunità cristiane sono collegate alla geografia nella sua variegata configurazione, quella fisica,
e quella antropica. Tiene la palabra el académico de número, excelentísimo señor doctor Armand Puig i Tàrrech, quien contestará en nombre de la Real Corporación a la disertación del nuevo académico. Come proprio dei grandi professori, la semplicità e la simpatia di padre Di Bernardino vanno a pari passo con le sue profonde conoscenze, quasi enciclopediche, del mondo dove è sorto ed è cresciuto il cristianesimo. Questa Accademia si sente onorata e felice che lei abbia accolto l'invito di farne parte. Così ci ha fatto partecipi della sua vita, dedicata alla ricerca e alla docenza, di cui tanti studenti hanno potuto trarre profitto. Rivolgiamo a lei il nostro ringraziamento e desideriamo che possa contribuire a far crescere fra di noi il discorso dell'umanesimo europeo e particolarmente, per quelli che la sentono così, cristiano. Sono sicuro che l'Accademia troverà in lei un punto di riferimento nelle sue iniziative scientifiche e letterarie. Le diamo il nostro benvenuto più affettuoso e ci auguriamo per lei un lavoro colmo di frutti, di cui è stato un segno il discorso d'ingresso che tutti abbiamo ascoltato con grande attenzione. Grazie per la sua presenza.